Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wes come al solito e bentornati qui in questo nuovissimo episodio di FIFA 20 Mobile. Tornati nuovamente qui sul canale, ragazzuoli. Come al solito vi invito a spolliciare davvero tantissimo per questo episodio, perché domani alle ore 14 uscirà il video di come ho finito la campagna di Zidane, ragazzi. Così da poter sbloccare Bale, dove andrò a sbloccare domani insieme a voi. Quindi vi farò vedere i miei risultati, la mia squadra, i miei consigli e robe varie. Quindi spolliciate tantissimo, superami 450 mi piace e domani caricherò questo video alle ore 14, dai. Ah, e mi raccomando, sarò in live sicuramente adesso anche, mentre state vedendo questo video, su un gioco che è Raft, ragazzi, che è un survival. Se vi piacciono i giochi survival, mi raccomando, venitemi a supportare, dare un'occhiata, perché secondo me vi divertireste davvero tanto tanto tanto. Buona visione. Ok ragazzi, bentornati qui in questo nuovissimo diciamo video, bentornati qui sul mio schermo e bentornati qui con due eventi in atto, ragazzi: la Liga Rivals e il calcio ghiacciato. La Liga Rivals, i rivali più accaniti si affrontano per ottenere la vittoria in Liga Rivals. Crea una squadra per ottenere giocatori della Liga e punti fiocco di neve da usare in calcio ghiacciato. Nuove rivalità saranno aggiunte nel corso di tutto il mese. Perché, diciamo, hanno messo i punti, cioè che si può avere i punti del calcio ghiacciato nell'evento La Liga Rivals, lo andremo a vedere fra un po', ma sicuramente già lo saprete anche voi. Calcio ghiacciato: la neve comincia a cadere e nell'aria c'è una brezza frizzantina. Farai meglio a prepararti per il calcio ghiacciato. Gli eventi sono disponibili per tutto il mese, quindi fai scorta di punti fiocco di neve finché sono ancora disponibili, mentre trascorri del tempo con amici e compagni di squadra. Puoi seguire Allora, come funziona? È molto semplice. Abbiamo qui un calcio ghiacciato davvero totalmente diverso dagli anni passati. Perché? Hanno aggiunto il calendario di festività, attenzione. Quindi stasera, ragazzi, ci sarà il calendario, quindi che ogni giorno si potrà sbloccare tot cose. Bello, bello, mi piace, davvero tanta roba. Comunque, possiamo benissimo notare che dalla schermata come giocare, completa eventi durante tutto il mese per ottenere punti fiocco di neve. E come si fa a ottenere punti fiocco di neve? Non c'è una schermata per giocare qui sul calcio ghiacciato, ma i punti li si potranno ottenere nell'evento La Liga Rivals, quindi l'evento che è in atto, l'evento Santo Stefano che uscirà a breve, che è l'evento per la Premier League, per tutti coloro che ovviamente hanno la Premier League, immagino che saranno già contentissimi come il sottoscritto, ma anche per l'evento A Un Nuovo, che ovviamente si terrà verso Capodanno e robe varie, sapete, come ogni anno, no? E si potranno vincere, si potranno ottenere dei punti fiocco di neve che serviranno per ottenere giocatori calcio ghiacciato oppure risorse. E poi c'è anche la schermata pupazzo di neve, che andiamo a vedere fra un po', a breve ragazzi, a breve. Allora, iniziamo dal fatto che questi qui sono i, diciamo, è il nodo principale, dove si suddivide in tantissimi altri nodi, dove per l'appunto ci sono giocatori come Lindelof, robe varie ragazzi, oppure potenziamenti abilità, tantissimi altri giocatori. Poi ovviamente per arrivare a quei giocatori danno tantissimi potenziamenti, tanti crediti, tanti XP. Guardate qua, già tantissime cose, cioè già qua danno 1200 di potenziamenti e magari si va qua, si ottengono altri 3600 potenziamenti e robe varie. È stato fatto un calcolo ragazzi e i punti che si possono fare sono questi qua che vi faccio vedere adesso, un secondo. Qua ragazzi, questa qui l'immagine, si fanno per quanto riguarda l'evento calcio di ghiacciato. Se si gioca sempre senza prendere pacchetti e niente, si ottengono 912 punti ragazzi. Poi se prendete il pacchetto da 5 euro che sta nel negozio, arrivate a 1000 punti ovviamente. Poi invece per quanto riguarda l'evento rivalità alla Liga, si fanno un totale di 1672 punti, quindi dove si possono ottenere davvero tantissime belle cosette. Mi raccomando, giocate sempre, ripeto sempre e ripeto sempre, agli eventi, perché servono davvero troppo. Quindi dai ragazzi. Poi vabbè, ovviamente qui si va tutto in base a ciò che voi volete fare ragazzi, eh. Da quello che so si può ottenere anche un 92, se per questo. Però sinceramente non so quanto possa convenire. Io preferisco ovviamente andare sui potenziamenti come al solito.
anche forse sui crediti, perché comunque 7 milioni di crediti in questo caso sono davvero tanti, oppure anche 4 milioni per questo qua sono davvero tanti tanti, ma anche 2.400 potenziamenti non mi fanno schifo, sinceramente. Quindi sono ancora un po' indeciso su quale prendere, o potenziamenti oppure crediti. Giocatori non ne prenderò, anche perché per me non ne serve nemmeno uno, non mi serve nemmeno uno, anzi, forse sto Lindelof mi potrebbe servire. Però sinceramente non lo so, ragazzi, però 104 di marcatura, 101 di testa, 100 di elevazione. Però è 1,87 m, quindi non so quanto mi potrebbe convenire, ecco. Passiamo alla schermata un po' più importante, dove c'è l'icona Prime, Larsson, ragazzi, che ovviamente senza shoppare è impossibile prenderlo, quindi lasciatelo perdere. E poi ci sono questi pupazzi di neve, vengono chiamati così, dove si possono sbloccare facendo delle challenge, ragazzi, quindi sbloccando gli obiettivi. Come espansione già completa un percorso a fiocchi di neve che si può fare. Poi tira un po' di ghiaccio, quindi segno 2500 gol, si può fare. Allenare, diciamo, i giocatori con 300.000 XP, si può fare, ragazzi. Infatti io già lo potrei fare tranquillamente. Ma quanto è figa la carta con sto nome, ragazzi. Fighissima, fighissima. Per sbloccare Coca invece bisogna vincere 200 partite in Division Rivals, davvero tante. Vincere 8 tornei e accedere a FIFA per 18 giorni. Quindi davvero tanta tanta roba. Molto facile, molto facile. Quindi su questo evento non c'è tanto da fare, dovete scegliere voi quale percorso fare, giustamente. I punti li sapete anche voi quanti se ne possono fare, quindi cercate di scegliere attentamente ciò che volete, mi raccomando. E invece passiamo all'evento un po' più complicato, cioè l'evento Rivalità alla Liga. Lo chiamo Rivalità alla Liga perché mi piace così, ragazzi. In poche parole, come si gioca? Vinci prove e partite per ottenere punti Rivalità alla Liga, quindi sprecare energia, spendere energia per avere punti, utilizzare punti per avere giocatori oppure risorse. Quindi si suddivide in 4 partite: Siviglia versus Real Betis, Valladolid versus Villarreal, poi abbiamo Real Sociedad versus Atletico Bilbao e il classico, ragazzi, ovviamente Barcellona versus Real Madrid. Ovviamente inutile dirvi che lasciate perdere Hazard e Messi, che senza shoppare sono imprendibili. Cioè, inutile che ve lo dico, ragazzi, cioè, credo che ormai lo sappiate anche voi che è abbastanza inutile come cosa. E in cosa consiste? Consiste di andare a giocare a questi 6 eventi giornalieri. 6 eventi giornalieri finché non si sbloccano le partite, perché poi saranno 3, saranno 6, 12, 18 e 24 in totale, ragazzi, di regola. Vediamo. Sì, saranno poi appena si sbloccheranno tutte quante le partite. 24, giusto? Sì, 12. No, 18 dovrebbero essere. 6, 12. Sì, 6, 12. No, 6, 12, 18 e 24. Mannaggia a me i calcoli, lasciate stare che siamo di prima mattina. Quindi ormai lo sapete benissimo. Ovviamente ci sono i giocatori che si possono prendere di entrambe le squadre, ovviamente quello che si vuole prendere, oppure i soliti potenziamenti, abilità, XP allenamento o 200.000 monete. Adesso è da vedere un po' cosa è da fare, cosa sta da fare, ragazzi, sinceramente. Vi consiglio di andare a sbloccare questi giocatori il prima possibile, di andare a venderli perché costano davvero tanto. Quindi non lo so, vedete un po' voi, ragazzi, vedete un po' voi. Io cosa farò io? Andrò a giocare sempre qua, da qua con Pointe Missioni ci danno anche i punti fiocco di neve da questi eventi, quindi giocate sempre. Io non so se prenderò qualche giocatore, ragazzi, devo essere sincero, perché non so quanto mi possano servire. Ecco. Boh, non lo so sinceramente. Forse sto Bartra, ma è un 1,84, quindi non mi può nemmeno servire di testa. Non lo so cosa devo fare sinceramente. Io giocherò. Il consiglio che vi do sempre è giocate sempre. Tenetevi i punti un po' da parte, oppure se li volete utilizzare per comprare già giocatori e venderli, ci sta tantissimo. Anche se io vi consiglio di andare qui, ragazzi, vi consiglio di andare qui e di sprecare i 400 punti sul giocatore del Real Madrid perché costeranno tanto. E più di questo non so che dirvi, ragazzi, perché non c'è nient'altro. Ah, vabbè, inutile dirvi che anche Koeman qua è impossibile da sbloccare senza shoppare e robe varie. Quindi più di così non so che dirvi, ragazzi. Più di così non so che dirvi. Devo essere sincero, alla fine sono solamente queste cose qua da fare. Per quanto riguarda invece l'evento, qui l'evento, 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 io devo giocare la partita del Chelsea. Quindi vi saluto nel frattempo che mi metto a giocare la partita del Chelsea. Per quanto riguarda l'evento Champions League, anche qui mi sto tenendo i punti da parte. Poi magari a fine evento scegliere cosa fare. Giustamente, ormai vado avanti così, ragazzi. Giochiamo, giochiamo, giochiamo e poi mettiamo da parte tutto quanto e robe varie. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo
ricordo che sicuramente in questo momento o questo pomeriggio andrò in live su Raft, quindi oggi non andrò in live su FIFA, ma andrò in live su Raft, ragazzi. Quindi grazie a tutti coloro che verranno a vedere questo gioco, perché magari potrebbe piacere a tutti quanti. Poi domani sempre andrò in live tranquillamente su FIFA, magari se piace Raft faccio sia FIFA che sia Raft in live. E domani solito episodio, diciamo, per quanto riguarda la, diciamo, la campagna di Zidane, che l'ho totalmente completata. Se non ci credete basta andare a vedere la live di ieri che l'ho fatto vedere. Quindi ragazzi, grazie, grazie mille veramente per tutto il vostro supporto. Vi invito a superare i 450 mi piace per il video domani. Iscrivetevi, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, che trovate il link qui sotto in descrizione, perché vi avviso sempre quando vado in live e quando escono i video. Quindi grazie, grazie mille a tutti quanti. Eccovi qua il gol per Henry, e ovviamente non posso fare altro che